Ciao amici di Prepper.it, oggi video veloce solo per ricordarvi quello che è probabilmente l'appuntamento più importante dell'anno. 7, 8, 9 ottobre Prepper Fest a Cornaredo presso lo stabilimento dei Pini di Aquilino. Saranno 3 giorni circa di totale prepping. L'abbiamo chiamato Prepper Fest poi in onore dell'Oktoberfest, perché non sarà un semplice raduno ma sarà proprio una festa. Abbiamo deciso quest'anno di mettere in programma una serie di dimostrazioni e di corsi su tutti quanti gli argomenti che voi ci avete detto che ci interessano di più. Siamo andati a cercare persone che siano qualificate per parlare di questi argomenti e abbiamo invitato queste persone a venire a condividere un po' della loro esperienza con noi. Quindi avremo dimostrazioni di intervento di primo soccorso in condizioni particolarmente disagevoli, avremo un fabbro che ci farà vedere come si forgiano i coltelli e come è possibile forgiarli con materiali di recupero, quindi col pensiero ai nostri scenari praticamente. Avremo delle lezioni sull'utilizzo delle radio tenute da gruppo di radioamatori e avremo la possibilità, per chi è dotato e per chi ha la possibilità di utilizzarla, di programmare le nostre radio Baofeng tutte quante allo stesso modo, quindi con gli stessi canali. Un'altra attività sarà il mercatino Prepper, quindi se avete materiale in esubero, acquisti che non vi convincono più, che avete fatto per tutto quello che riguarda le attrezzature, portateli perché avrete la possibilità di scambiarle o di venderle con altri Prepper. Più faremo delle gare, più faremo dei giochi, più avremo la possibilità soprattutto di avere fra di noi degli sponsor, quindi MTB Runbox metterà a disposizione i premi per le gare, i confronti e i momenti un po' più ludico, educativi e soprattutto per i più piccoli. Avremo Survival Shop che ci darà a disposizione dei loro buoni sconto che saranno all'interno di un welcome kit che troverete all'ingresso. Linkem Store di Novara che ci metterà a disposizione la connessione internet, che sarà particolarmente importante perché avremo anche degli interventi dall'estero, in particolare un video di Piero San Giorgio che ha fatto appositamente per noi per questa occasione. E non è finita qui. E che cosa c'è d'altro oltre questo? Non lo so, perché ci stiamo ancora lavorando in questi giorni e quindi delle attività nuove si stanno aggiungendo di volta in volta. Sull'home page del nostro sito www.prepper.it c'è un banner molto grosso all'inizio con sullo scritto Prepper Fest, non potete non vederlo, cliccate lì sopra e sotto avrete completamente la pagina che verrà aggiornata di volta in volta ogni volta che c'è qualche novità, ogni volta che c'è qualche cambiamento al programma. Il 7 sera dopo le 6 più o meno ci si trova, si comincia a mettere giù la tenda e si fa la prima cena in compagnia, chiacchiere, falò e quant'altro. Il sabato mattina ci saranno i corsi la mattina, pausa pranzo, corsi al pomeriggio. La sera della cena sarà direttamente offerta da noi per tutte le persone che hanno fatto la prescrizione, fondamentalmente perché dobbiamo sapere quanta roba prendere, e sarà una cena trapper, quindi non aspettatevi gambe sotto il tavolo o lo spaghetto condito al punto giusto. Dopo la seconda notte in tenda si prosegue con le ultime attività, che prevalentemente penso saranno quelle più ludiche, quelle più divertenti, la domenica mattina. Dopodiché niente, ci siamo liberi di tornare a casa. Abbiamo pensato a una formula fatta apposta per le famiglie, quindi gli ingressi saranno fortemente scontati per chi porta i bambini. Quindi mi raccomando, la cosa fondamentale è esserci, non sarà un evento difficilmente ripetibile durante l'anno, quindi a meno che non vogliate aspettare decisamente un po', il momento buono per venire è questo. Ciao e vi vedo direttamente al Prepper Fest.